PSG ha offerto 4 milioni per Alba del Barcellona. Semper, ok, Semper si allena bene, questo mi fa molto piacere. Wojciech infortunato, porca Eva, proprio adesso che lo volevo prestare. A vera serata l'altra sera da Stessi parlava con Gersus per il server di Pizzetto. Ho visto il costo per un mese con 10 slot e 3 giga di RAM sono 22 euro. Per un mese è una cifra abbastanza importante, 22 euro. Non è poco. Sono quelli che rimangono attivi sempre, però no? 24 su 24. E non devi tenere attaccato te da hostare il server. Allora, Zipora ha completato un corso di lingua intensiva, questo è molto utile. Zanetti se ne va in un'altra squadra, vai pure. FT infortunato, vabbè 3 giorni però per fortuna perché non ci voleva proprio per niente. Intanto posso levare il cellulare dalla carica, ecco, molto meglio. Va bene così. Ok, 17 gennaio sta iniziando a finire il tempo, perché il mercato di gennaio è sempre molto breve. Non c'è il tempo di fare enormi acquisti e vendite, ma è importante farlo però. Riuscire a incassare qualche soldino in più e fare qualche affare in più. No, no, questo non mi piace. Però poi vediamo anche in questi qua nella lista cosa. Fammi vedere nella lista, ci sono 98 giocatori, ce ne sarà qualcuno decente. E osservatori. Vediamo, lista, eccola qua. 100 consigli. Allora, mettiamoli per consigli. Roberto Piccoli, 21 anni. Non è male questo come giocatore. È un po' caro, eh. Questo non è sulle della Juve, non è in vendita. Piccoli eventualmente verrebbe da noi. Da parte sua anche lui sarebbe molto incuriosito dal trasferimento al Genoa. Bene, interessante. L'Atalanta vuole un pacco di soldi. E lui vuole un ingaggio abbastanza alto. Le richieste piccole sono alte. Vediamo un po'. Ce l'ha bassa anche, non di tanto, ma ce l'ha bassa. Vendiamo Yeboah. È interessante, piccoli. Perché comunque non è un brutto giocatore. Non è rapido, quindi non è il sostituto di Yeboah. Però non è malvagio. Se lo mettessimo tipo uomo d'area, che è il ruolo che usiamo noi principalmente. Non è male, non è il giocatore migliore, però non è male. Se poi andiamo a vedere anche. D'Ambrosio però è vecchiotto, eh. Facciamo un po' di filtri, va. Giocatori di questa fascia d'età da 15 a 25. Aspetta, come visualizzare le seguenti raccomandazioni? Ok, non è questo che devo fare. Vabbè, poi andiamo a vedere. Vediamo un po' cos'altro c'è come offerte. Un 25enne, un centrocampo lui, eh. Un centrocampo non è neanche malissimo. Ed eventualmente saresti eventualmente interessato.
Ah, un proprio muore, quindi me l'avevi già detto. Ah, cazzo, che ingaggio alto. Altissimo. Allora, rinviamo, perché lo stipendio è veramente alto. E anche lo stipendio è importante nell'economia di una squadra. Mattia Zanetti. Oh, ciao Giuseppe, benvenuto. Come stai? E buon Natale anche a te, grazie mille. Attenzione, questo non è malvagio, perché comunque è molto giovane, non è fortissimo, ma è giovane e può crescere parecchio. Andiamo a vedere com'è, il potenziale è abbastanza buono. Vediamo se intanto sono interessati. Sì. Sì, però stipendio alto, quasi 300.000 all'anno è veramente tanto. Allora, proviamo a fare un'offerta. Cos'è che aveva detto il rapporto? Che potevo accettare più o meno un'offerta? Tra i 30.000 e i 300.000. In Spagna e Italia. Spagna e Italia. Ma magari sai che magari un mondiale ce lo giochiamo anche poi in futuro. Quindi in caso ti farai contro di me, immagino. Dobbiamo offrirgli un 2 e 3. 2,50 dai, senza però percentuali. Voglio ottenere di più, E se ti do 300? Cosa mi dici? E vediamo. Allora, tanto qua continuano le partite. Fiorentina ha vinto contro il Venezia e Lazio-Bologna, la Coppa Italia questa, quindi in finale ci dovrebbero andare Fiorentina-Lazio. Venezia ha resistito incredibilmente fino alla semifinale. Allora, osservazione finita per Connolly, che è un attaccante, ok, che non è malissimo, però non è la posizione che mi piace a me, perché la posizione che piace a noi è un uomo d'area e al massimo potremmo anche metterlo centravanti, perché è così bassa e sono due stelle. Comunque, non è molto forte di testa e non è alto assolutamente, però comunque per come uomo d'area, ma per superare la difesa non è malissimo, un po' tipo Yeboah adesso. Non è male, ha un buon intuito, senza palla, tecnica. Ho parlato di squadra avversaria, ma grazie al cazzo. E quanto vorrebbero per questo? L'ingaggio è molto alto però, quasi 1.000.000. Costo di trasferimento basso. Allora, piazzalo un attimo nella lista selezionata e poi vediamo. Come sono le sue statistiche quest'anno? 20 partite in Serie B, 0 gol. Mi piace un po' meno allora, cioè 20 partite, 20 presenze, 3 assist e 0 gol. Non è che mi vada molto bene. Vediamo le altre osservazioni. Colombo chiedono tanti soldi però. Tanti soldi, lo stipendio alto e non mi fa così impazzire da dire va bene. E anche Gaetano è più o meno simile. Nel senso che anche le sue richieste sono molto alte. Ah, questo lo potremmo prendere a zero, questo potrebbe essere interessante, però stipendio molto alto.
Proviamo, però a zero ci si può pensare anche solo. Il mio assistito non è interessato, vaffanculo. Allora, esci, però teniamoli lì selezionati. E sentiamo la gente, diciamo che siamo interessati. Non vuole venire al Genoa per ora, ok. Mulattieri anche a zero lo potremmo prendere, questo anche non è malvagio. E ingaggio basso. Non ha gente? Contattiamo per ingaggio. Titolare, mettiamolo come elemento della rosa. Va bene, contento uguale. Facciamo 5 anni. Leviamo gli aumenti annuali, 218.000 l'anno, 2,50, 2,34. Gli va bene, ottimo, questo sarebbe un ottimo ingaggio. Non è fortissimo, però non è male, 5 anni, acquistato a zero sicuramente, ci facciamo dei bei soldini. Non lo metteremo come seconda punta, lo metteremo sempre come uomo d'aria, ma non è male. Vediamo, Raimondo, questo ha 18 anni e l'ingaggio è molto basso, però chiedono tantissimo di costo di come acquisto. Allora, vediamo un po'. Il suo contratto quando è che scade? Nel 2027, è tardissimo. Per questo anche che chiedono un pacco di soldi, no? Lo serviamo, ma aspettiamo. Ciao Cri, benvenuto. A vero strato di a tuo fratello che ci sta l'evento di Natale su Payday. Ah, ma magari spunta fuori, perché prima era in palestra, ma magari tra poco spunta fuori, Semmai comunque glielo dico, grazie. Teniamolo, lui lo osserviamo, ma per ora arma unica. Ah, glielo dico. Grazie mille. Ah, Borrelli è così scarso, non mi sembrava malvagio. Invece all'osservatore non piace, bisogna pur fidarsi dell'osservatore. Collocolo, eccolo qua. Collocolo è interessato, questo è già buono. Non è molto... Oh, ciao gattone, buonasera. Ingaggio un po' alto, Sentiamo un po' la gente, vediamo. Lui è molto incuriosito. Però gli diciamo che l'ingaggio è un po' alto. Lo abbasserebbe anche un po'. Ok. Direi che possiamo provare a fare così. Facciamo un'offerta. Ricollocolo, non sono così convinto. Ma magari lo chiediamo in prestito. Gli paghiamo lo stipendio se lo vogliono. Proviamo a metà, ma se anche lo vogliono glielo diamo. E poi ci assicuriamo un... Dove cavolo è? Costo futuro, opzionale, e lo paghiamo. Ah, collocalo una clausola di rescissione di 2 milioni e 6. Ok, proviamo 1 milione e 6. Ah, riluttanti per il prestito, però un'offerta buona. Proviamo ad alzare a 2 milioni e vediamo. Perché 2 milioni non sono pochi, in realtà anche 2,6 potrebbero andare bene. Passi per un saluto, tanto che ti vedevo in live, sono partite 3 pubblicità, ok, va bene. E sfortunatamente non possiamo levarle, non si può fare. Comunque, benvenuto di nuovo gatto, grazie mille per il saluto. Come stai? Te tutto bene? Sei in festa, in pausa da scuola, immagino. Questo potrebbe essere utile per il futuro, ma 1,3 milioni troppi. Bene, bene, fino a gennaio. Tutto bene, mi sto riprendendo da un po' di febbre, quindi ho un po' il naso tappato. Però per il resto direi tutto bene, dai. Non ci lamentiamo. Allora, contratto scade giugno 2024. Ok, e questo è da tenere nella selezionata e ce l'andiamo a vedere tra un anno.
Lammers, eccolo Lammers, mi interessa. Perché è vero che l'ingaggio è molto alto, ma non lo paghiamo perché è scadenza di contratto. E fino al 7 se tutto va bene. Ah, bene, bene. E poi in realtà tipo l'8 è sabato. O il 7 è sabato. Quindi slitti al 9. Sentiamo la gente. È incuriosito. E si abbassa lo stipendio, ok. Tra 1.400.000 e 2 milioni sono tanti, eh. Sono proprio tanti, però... Però questo potrebbe essere un gran colpo. Grazie mille, gatto. Vai, buona serata, buonanotte e tanti auguri se non ci vediamo prima di Natale. Grazie mille per essere passato. Punta completa, eh. Mi piacerebbe di più uomo d'area. Facciamo così, lo rimuoviamo ugualmente. Ti do vero uguale, perfetto. Dobbiamo accettare di utilizzarlo come trampolino, ma va bene, perché sappiamo che tanto poi se ne sarebbe andato, però a cazzo 5 milioni e 7 di rescissione è un po' poco, eh. Mi girano un po' le scatole, percentuale di valore della cessione, no? Vediamo un po' così. Urca, 2 milioni e 6 sono proprio tanti, eh. Diciamo 2 milioni e 26. No, vuoi veramente tanto. Ci riproviamo tra un po', perché l'Hammers sarebbe un bel colpo. Ok, vediamo tra un po', perché adesso se proviamo a rioffrire non viene, ovviamente. Poi c'è questo giocatore che non è male. Non è male, però è dubbioso, eh? Dubbioso. Cosa dice lui? Non vuole venire al Genoa, niente, come l'ho detto. Lo teniamo un attimo nei selezionati, ma vediamo. Poi Tony Lato, un terzino, ok, sinistro. E questo non è male. È un po' caro di stipendio annuale, ma ci sta. Contrattento scadrà a breve, ok. Per poter ingaggiare il giocatore prima della scadenza, cifra di 900.000. Non ci penso neanche. Abbassa un pochino, vediamo. Contattiamolo per l'ingaggio. Corso intensivo va benissimo. Rinforzare i settori non mi piace. E neanche quello di ingaggiare altri giocatori. Ok, allora ti leviamo l'aumento di stipendio e la percentuale di valore sulla cessione e abbassiamo sui 390 500, porca. Ok, 480, sono tanti soldi, ma questo non sembra un brutto giocatore e ci potremmo fare un po' di plusvalenze interessanti. Ok, mi arriverebbero in casa a giugno. Mulattieri è stato scoperto. Abbiamo fatto un'offerta anche il Frosinone. E Mulattieri non è male. Anche Tony Lato. Su Zanotti, decisione inviata, ok. Il Valencia ha fatto un'offerta per Tony Lato. No, noi abbiamo fatto un'offerta a Valencia. Ha fatto Everton, Bologna, Celta Vigo, Las Palmas, ok. Proviamo a chiedergli se... può affrettare solo quando sarà pronto. Devo fare ciò che è meglio per me. Ok, dai, va bene, aspettiamo. Per Sabelli. Hasta luego, grazie mille Josema, buonanotte o Feliz Navidad e buon Natale.
Grazie mille per essere passato. Allora. Pagheranno 425.000 più 100.000 in tre rate. Allora, proviamo a chiedere qualcosina in più, tipo 550 più 200. Madonna, subito ve ne siete andati. Ecco il frosinone che ha fatto il contratto. Yeboah in procinto, ok, di firmare per l'Almeria. Quindi 7 milioni e mezzo più il 25% alla prossima cessione, va bene, sul totale. Ok, parliamo con Sabelli. Diciamo che non offrivano abbastanza. E gli diciamo che vorremmo 1 milione. Perfetto, ok, ha detto che va bene. Quindi a Sabelli lo offriamo, visto che ora non si può lamentare, a 1 milione. E vediamo se arriva un'offerta decente. Sì, andiamo a vedere a quanto è arrivato. Intanto, Yeboah fuori, è un peccato, ma tanti soldi, tanti tanti soldi. Anche il Gozzano festeggia perché ha preso 187.000 euro. Badel, cosa vuole? Giù di morale. Ma non può giocare, è rotto. Proviamo a vedere, gli affari di Badel sono solo suoi. Ok. Che capitano sei? Se non vai neanche a parlare con... Cioè, che vice capitano sei? Vorrei parlare della vendita di Kelly, non capisco perché l'abbia lasciato andare. Allora, ci buttiamo sul mercato. Non penso di poter rimpiazzare uno del suo calibro. No, ci sono altri giocatori. Penso che i nostri giovani siano fantastici, però speriamo che facciano bene. Ah, che cazzo rompi, coglioni. Offerta per Sabelli, 1 milione. Oh, accetta subito, ma te lo porto con la cariola. Tipo che anche ti chiedo scusa perché sono troppi, ti do qualcosina indietro. Quella Madonna, 4-0 della Roma sulla Samp. Allora. Crescito è contento, benissimo. L'offerta del Genoa per Zanotti è stata rifiutata. Proviamo a dartene 400. Ok. Quando ce la rifiuteranno di nuovo chiederemo a loro quanto vogliono e ci facciamo un'idea. L'Ascoli ha risposto all'offerta per Colloquio. Allora, cosa vogliono fare? Vogliono fare un prestito? Ok, con 2 milioni di costo futuro opzionale, ma se io non ti metto questo, te ne stai? Non riesco a capire. Non capisco se hanno accettato oppure no. O se sta caricando. Perché qui non mi fa cliccare. Allora, pagamento futuro è l'esigenza del genere per offrire, va bene. Ah, ok, perché l'hanno specificato, va bene. No. Allora, 0, 0, 2 milioni e 100. Ma avete strarotto i maroni. Ok, conferenza prepartita, vai. Nonostante le speranze precampionato di un piazzamento nella parte alta, il Venezia ormai ha perso 4 gare di seguito, sono contentissimo. Piazzandosi in 19ª posizione. Sì, cerchiamo sempre di chiuderla il prima possibile. Quali sono le novità sull'infortunio di Badel? Ci vuole ancora parecchio. Sappiamo che sarà fuori per un po'. La cessione di Yeboah ha inequivocabilmente creato preoccupazione tra i tifosi del Genoa. No, 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 no.
Voleva affrontare una nuova sfida e ci è sembrato giusto lasciarla andare. I soldi ricavati dalle cessioni di Yeboah saranno riutilizzati per rafforzare la squadra? Assolutamente sì. Non siamo mica preziosi noi, eh? Quale peso avrà la partenza di Yeboah sui progetti a breve e lungo termine? Nessuno. La vita continua, Kelvin è un bel giocatore, ma non facciamo affidamento sui singoli. Siete in un buon periodo di forma. Quanto dipende dall'atmosfera positiva che si respira in questo momento? Sicuramente parecchio. Secondo lei, quanto è importante il fatto che Luigi Ferrari sia un campo inespugnabile ultimamente? È vitale. Quindi ora ci serve un attaccante titolare in più. Risposta all'interesse per Piccoli. È molto interessato perché questo, si tratta di un accordo importante per noi. E ok, però ci avete chiesto troppi soldi, cioè sono troppi soldi per Piccoli questi. Il giocatore non è male, mi piace, però troppi soldi. Allora, proviamo. Allora, fai un'offerta. Quando scade il contratto intanto? Ah, giugno 2023. Perché non posso offrire il contratto? Giugno 2023, ah perché no, quello, in realtà è giugno 2024 quello con l'Atalanta, è in prestito al Verona che scade nel giugno 2023, ok. Allora, e abbiamo detto che voi vorreste un budget per ingaggi 36 milioni addirittura. Abbiamo detto che voi vorreste dai 5 milioni e 2 agli 8. Se noi facessimo la prestito non si può e comunque arriverebbe fra 6 mesi il giocatore. Ma sono troppi soldi, guarda, cioè 5 milioni più altri 4 milioni, cioè superiamo i 10 milioni più il guadagno sulla prossima cessione. Facciamo così e aggiungiamo a 50 reti. E così sarebbero comunque dei bei soldini, eh? No, sono troppi soldi così, sono troppi troppi soldi. Piccoli è un buon giocatore, ma così le richieste sono troppo alte. Allora, se ti offriamo gli stessi soldi di Yeboah, 7,5. E no, e no, e no, e no. E mi inserisci questa percentuale che io non voglio mettere. 50 presenze in campionato, 2 milioni e mezzo, ma abbasso qui. Abbasso a 5. Allora. Sono 5 milioni più 3 alle 50 partite in campionato che potremmo provare a non farle raggiungere vendendolo prima. 8, 1 milione per altre 10 reti in campionato e 40% sul guadagno è tantissimo. Allora, sono 9 milioni, no. Non mi piace il 40% sul guadagno perché non lo prendo per non guadagnarci un cazzo. Proviamo a vedere ora. Fargli un'offerta più consistente cash. 8 milioni e mezzo. Anzi, facciamo i 9, dai. 9 milioni cash e boom. Ok, 9 milioni cash va bene. Sono tanti soldi, ma potrebbe valerne la pena per Piccoli. Perché Piccoli è un gran giocatore. E quanti anni ha? 21.
l'ingaggio non è neanche molto alto quello richiesto e potrebbe essere un buon acquisto comunque, con un gran potenziale, vediamo. L'offerta per Zanotti è stata rifiutata. Allora, rifiuta. E a Zanotti facciamo... richiedi informazioni. Ok. Allora. 1.200.000, no, abbassiamo. Commissione. Rescissione a 13.500.000 mi potrebbe anche andare bene, anche se non è che ci guadagniamo poi tanto perché l'abbiamo pagato 9. Milione e due. Ok, valutiamo poi se mai vedremo se accettare in base a eventuali altre offerte. Zortea profitto. Oh, bravo, bravo Zortea che accetta di venire da noi. Per 1.000.000, ottimo, con 8 milioni di rescissione. FT, riproviamo a riproporti. Anche per 2 milioni, dai. Così ci guadagniamo 1 milione più un giocatore che costa un po' meno di stipendio. Allora, Zortea, intanto diamo, diciamo a Coda di dargli il benvenuto. E c'è un'offerta di 2 milioni, ottimo, accettiamola. Ah, merda, per Sabelli è saltata perché i Galaxy non possono avere giocatori sopra Noi Young, ok. Allora, vabbè, speriamo di venderla a qualcun altro perché incassare un milioncino da un giocatore di 29 anni non è male. Allora, Zortea di sicuro lo mettiamo in panchina al posto di Sabelli. Badel qua è ancora fuori per due mesi. Gli diamo un numero, il 15 va benissimo. Avanti, su. Mi ha fatto costruire una tale serie di risultati in casa, possiamo parlare di tattica, sistemi di gioco, di qualsiasi altra cosa, ma alla fine dipende da quanto ti impegni per raggiungere i risultati. Paez è stato in buona forma, giocherà titolare anche oggi. Perché mi sono dimenticato di levarlo. Com'è l'atmosfera nello spogliatoio al momento? Molto buona. 369, 10 punti nelle ultime 5 gare. Non è male, ma potremmo fare meglio. E il Venezia invece 0 punti in 5 gare, mi sembra perfetto. Se t'azzardi a fare un punto oggi mi incazzo. Allora, vediamo. Potevo fare qualche cambio, però vabbè, non prendiamola sotto gamba, iniziamo a spingere. Bello il suo tiro. E non appena poi saremo con la matematica, metteremo solo i panchinari dietro. Ok, Frendrup che riesce a recuperare un bel pallone. Bello il lancio di Yalcin e porta 9, inizia a portarci avanti. Un bel gran bel gol. Grande inserimento, è riuscito anche a superare Coda. Un lancio qua di Yalcin, se non ricordo male, sì, esatto. Eccolo qua, Portanova che scatta, passa il portiere e poi la butta dentro con un bel piattone. Complimenti Portanova. Lo so già che prima o poi proveranno a fregarcelo Portanova, ma dovranno aprire il portafoglio ben bene. Bravo Payet. Coda invece spreca malamente. Ecco, Coda potremmo anche provare a venderlo magari adesso, visto che comunque sta giocando bene.
ha uno stipendio basso, quindi non è che risparmiamo tanto, però se riuscissimo a incassare 1,5 milioni, 2, potremmo accettare un po' di più l'acquisto di piccoli, ecco, in caso. Coda, cosa hai sprecato? Il Venezia incredibilmente sta deludendo tantissimo, esattamente anche come nella realtà. Doveva piazzarsi sulla parte alta e invece qua addirittura in zona retrocessione. Bravo FT che copre. Un lancio un po' troppo lungo per Coda. Bene, bene, la nostra coppia di centrali, di centrocampisti centrali va molto bene. Coda taglia un po' troppo. Va Pajac. Di testa non ne buttiamo dentro mezza, Vediamo intanto qua Portanova che si arriva fino sul bordo, addirittura sulla fascia. Ahia, che fallo questo. Bello, bello per Coda, ma di nuovo spreca. Corner, ma aspettavo un giallo per l'intervento di prima. Pisa sta pareggiando bene, bene, molto bene. E il Frosinone non sta giocando. Niente, come ho detto, il Pisa è passato di nuovo davanti. Qua brutto errore della difesa, e, anzi del portiere in realtà, perché quella era palla del portiere, va Valenti e di testa la butta dentro. Qui errorissimo del portiere, perché nell'area piccola è tutta del portiere, qui doveva uscire prima e andarsela a prendere. Peccato per essere inserito molto bene FT. Bravo, bravo che allunga, prolunga per, la per il portiere. Bello anche questo. E Coda è riuscito a non sprecare, finalmente la butta dentro. Bravo Coda. Comunque se poi non riuscissimo a venderlo potremmo anche provare a prolungare il contratto e tenerlo come punta di riserva, visto che chiede poco di stipendio. Allora, molti tiri, siamo contenti in effetti, sì. E direi che il primo cambio può essere proprio il terzino, così lo testiamo già un po', fuori FT, quindi per Zortea. Proviamo un po', Zortea mi sembra un ottimo acquisto per solo 1 milione. Proviamo a farci qualche soldino. Le statistiche mi sembra abbastanza buono comunque. Non è giovanissimo ma non è neanche vecchio, può ancora migliorare. Magari un paio d'anni, o anche solo uno, e poi magari lo possiamo rivendere a un po' di più. Sì, 23 anni, se ce la possiamo fare tranquillamente a farci un po' di plusvalenza. Soprattutto se passiamo in là. Cosa succede? Rigore? Vediamo cosa dice il VAR. Niente rigore, come non dire.
Il Pisa semina 3-1, quindi niente, il Pisa farà comunque i 3 punti. Ma va bene, comunque siamo 8 punti sopra. Se il Frosinone vince 7. Comunque non è male. 21 partite e le squadre sono di 2-38, quindi ancora 17 partite, ancora lunga, però 7 punti in più è un buon tesoretto. Settantasettesimo, potremmo fare un po' di cambi. Mettiamo in pausa. Ci facciamo. Allora, Coda lo teniamo. Yalcino lo cambio, che non lo sto cambiando quasi mai. E ci mettiamo Gudmundsson. Volpato, ci mettiamo Ekuban. Poi cambiamo anche Dragusin con Balog. Conferma. E poi l'ultimo ce lo teniamo. Bravo Semper, bella parata. Bella punizione. L'ultimo cambio è Ellerson. Ellerson, un bel gol di Payet direttamente su punizione. Ci sta? Buono, buono, buono. Direttamente sotto al 7, complimenti, un bel tiro. E così praticamente abbiamo preso due degli esterni dell'attuale Atalanta, quindi abbiamo sia Zortea che Tibor. Che comunque ci hanno giocato, certo non come titolari, ma non siamo certo l'Atalanta. No, no, potevano almeno provare a fare il gol della bandiera.